Parliamo con Alberto Villa della vittoria con il Novara. Insomma, stasera i tuoi ragazzi, anzi voi, avete dimostrato che quello di domenica è stato un episodio, una partita storta. Sì, l'avevo detto anche domenica, e quindi quando tu ti accorgi che è una giornata dove la squadra non rende, non rendono tutti, è una giornata storta. Se ci fosse stato un problema di due o tre ragazzi ci saremmo preoccupati. Invece stasera hanno dimostrato veramente qualcosa di straordinario, giocando 60 minuti con un uomo in meno per un'espulsione ingiusta, e penso che abbiano fatto qualcosa di straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è la mentalità che hanno avuto, che nonostante l'inferiorità numerica al secondo tempo hanno provato anche ad andare dall'altra parte a far gol, dove ci sono state due o tre opportunità che per una piccola imprecisione, addirittura una volta un fallo di mano, poteva esserci anche un calcio di rigore. Insomma, è variato molto nel secondo tempo, è difeso col 4-4-1, dopo si è addirittura passato a un 4-5-0, insomma, se vogliamo così chiamarlo, senza attaccanti. Sì, più passava il tempo più dovevamo difenderci in una certa maniera. Io non volevo rimanere con una difesa 3, perché qualsiasi cosa facessi con una difesa 3 rischiavamo di schiacciarci troppo dentro la linea, dentro l'area, e quindi abbiamo optato per un 4-4-1, prima con una punta rapida e poi con una punta di peso per tenere la palla più passava il tempo. E è andata bene così, i ragazzi sono stati veramente straordinari nell'interpretare quei due o tre movimenti e fare una grande fase difensiva. Ma noi ci alleniamo spesso in inferiorità numerica nell'allenamento, infatti fine primo tempo ho detto oggi purtroppo non sono i soliti 15-20 minuti che facciamo il giovedì, ma sono 50 minuti. Fruttuosi, oserei dire, perché insomma il Novara ha avuto forse un'occasione grossa e basta. Sì, qualcosa in 60 minuti bisogna concedere, e poi soprattutto con una squadra con una qualità come quella del Novara. Ricordiamoci chi è il Novara, cioè che giocatori ha il Novara, che rosa ha, e quindi noi siamo stati veramente bravi a fare una partita gagliarda, straordinaria. E ripeto, i ragazzi oggi storici. Non so se si può dire così, insomma, non hai avuto molte possibilità di cambi, e adesso con gli infortuni anche di Abuso e così la rosa si è un po' ristretta. Sì, questi siamo e con questi dobbiamo fare, ma ripeto, i ragazzi sono tutti ottimi ragazzi, ottimi professionisti, ma soprattutto a livello umano. Io ho avuto l'ennesima conferma di che uomini ho dentro lo spogliatoio, e quindi sono rimasto veramente contento. Oggi anche chi è rimasto fuori ha avuto una partecipazione importante prima della partita, durante e dopo, e quindi un allenatore può essere solo contento.